Ciao, benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo dell'arancione. Cosa posso usare di meglio che questa qua? Non riuscivo a parlare, scusate, è tardissimo, sono quasi le 5 del mattino. Ok, e la palette di Huda Beauty, l'ultima, una delle ultime. Quindi iniziamo subito perché non vedo l'ora veramente. Allora, metto il solito pannino, lo prendo dalla palette questa qua di La Splash. Questa palette è bellissima. Allora, questa volta invece del Soft Ochre ho utilizzato il correttore come base. E adesso come correttore ho quelli di Makeup Revolution. Questi colori sono fenomenali. Ok, andiamo subito, non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Prendo prima questo al centro che è opaco. Cioè, vedete, sono neon. Quanto scrivono. Questo è chiaro, eh. Ho anche sotto dei residui dello scorso video. Scusate. Io non riesco a stare dritta mentre mi trucco. No. Ci proverò. Ho dato una sfumatura proprio generale. E adesso so che cosa voglio fare. Mi è venuto in mente adesso. Prendiamo un pennello pulito. Prendo questo. Assolutamente. Pennello piatto, vediamo un po'. Dovrebbe essere pigmentatissimo. Sì. È pigmentatissimo. Anche in questo video andremo di Hello Smokey Eyes. Mamma mia, sono neon. Sono veramente neon. Guardate. Vado a mettere anche sotto. Bellissimi. Complimenti Uda. Come sempre. Sono stupende. No, queste le dovete prendere per forza. Io poi le ho prese tutte e tre. Però per questo video ci servirà questa. E tra l'altro ho quasi fatto. Cioè non sto vedendo bene perché non è possibile che ho già finito di metterlo. Scusate il collo. Mi fa malissimo. Ok, da questo specchio ci vedo un po' meglio. Lo rimetto. Oh mio Dio, è bellissimo. Intensifico un po' forse con questo qua. Sempre opaco, ovviamente. Poco poco, eh. Di fallout, lo stanno facendo poco poco. L'ho messo il pennello di prima, eccolo. Riapplico, ma lo metto col dito, cioè no, cavolo, non rende, deve rendere per forza, ecco, lo sapevo, lo sapevo. Cosa non è? Stupendo. Stupendo. Lo swatcho perché me lo devo levare dalla mano. Bagno il mio dito. Vado a prendere sempre da questa qui, di Le Splash, questo. Col ditozzo. Che è per l'appunto un arancione con tantissimi riflessi. E lo metto qua perché non va. Forse devo premere di più. Sì. No, non sta andando perché strano, questo l'ho sempre usato. Perché non va? Bagno di più il dito. Ne prendo 3 quintali. Ah, ecco. Dicevo io. Uso questo come base e poi vado a prendere questo.
godendo in questo momento. È una cosa meravigliosa. Oh mio Dio. No, vabbè. Bellissimo, bellissimo. Sono bellissimi. Vado a mettere l'arancione opaco e sfumo. Però voglio più glitterio. Nuova parola. Prendo proprio la colla per il glitter. Perché non capisco. Vediamo un po' se riesco con la colla. Voglio più smilluccidio. Lo metto proprio qua sotto dove si allineano. Ok, mettiamo meglio questo arancione. Metto col dito sempre, va. Ho capito che sta facendo un po' di macchia. Sta facendo un po' di macchia. Prendo anche quello scuro. Lo riprendo col dito. Ok, più o meno soddisfatta. Mi sto calmando perché sto vedendo che è un po' difficile. Non so se avete sentito il mio collo. Scusate, mi fa malissimo. Spero che nessuno si sia. Oh mio Dio! Scandalizzato. Non so se vedete. Cioè, fa macchia. Come sa che c'ho troppa luce sparata. Continuo a metterlo. Un botto di fallout ovviamente perché ne sto mettendo 3 kg. Boh, non lo so. Provo a specchiarmi un attimo meglio perché forse non vedo io. Allora, vi devo spiegare un po' di cose. Di qua sono andata a mettere il softore. Quindi sopra il correttore ho messo il primer perché volevo vedere se il problema era il primer. E effettivamente qua ho avuto meno problemi. Voglio vedere anche la parte glitterata come si applica, quindi guardate, vado direttamente con questo col dito e si applica meglio, forse era la base. Boh, non lo so. Quindi finisco anche di qua. Allora, vi volevo solo far vedere come ho fatto a fare questo. Ad ottenere questo effetto più specchiato, prendo il Rebound, che è questo ombretto in crema qui di Makeup Revolution. Quindi ne prendo poco e lo applico proprio qua dove voglio mettere l'ombretto e poi vado con l'ombretto sopra e ho questo effetto bang bang. Vado anche un po' più su perché voglio che si vedano i glitter. Oh mio Dio, mi sono messa il dito nell'occhio. E anche qua. Qua sotto. Ecco qua. Sì, perfetto, questo è quello che volevo effettivamente. Vado a mettere la liner come ho fatto di qua. Metto mascara e torno. Rieccomi. Direte, oh mio Dio, che cosa ho fatto? Sì, ho
avuto dei problemi con l'eyeliner perché sia lì cui ho fatto tutto, è liquidissimo, non so perché, quindi mi ha dato un bel po' di problemi per metterlo, ma non sono stata lì a insistere troppo. Però devo dire che questo effetto ci sta. E andiamo a completare, ho già fatto il contour, sempre con scalp, no, sempre con quello di... Huda Beauty in crema. Prendo la palette di blush di Moolak e prendo questo qui che dovrebbe essere Scar. Ok, lo prendo. Magari con uno specchio. Boh. Sarebbe cosa buona e giusta. Un pennello così perché questi sono molto pigmentati. Anzi, si sfuma molto bene. Come sempre, però. Di solito divento Heidi. Invece no, stavolta mi è andata abbastanza bene proprio quanto profumano, mamma mia. E poi come illuminante ho preso questo qua di una vecchia collezione di Kiko. È fatto così, tutto aranciato. E me lo spiaccico direttamente. Perché poi lo vado a sfumare. Trovo il pennello. Dove ho messo il pennello dell'illuminante? Non lo so. Vabbè, prendo questo. Che se non è adatto per sfumare. Me che devo fare? Sfumo, metto anche qui, qua, perfetto. E sulle labbra ho messo questo rossetto liquido qui di Ygon, che è arancio numero 14. Non so se ve lo metto a fuoco. Sciolgo le trecce ai cavalli. Del tappo, lo riavvito questo se no faccio il panico. Eccoci qua. Beh, l'eyeliner è messo un po' male, sono molto sincera, però veramente sto vedendo l'alba per fare questi video, non è una giustificazione, però vabbè. Come avete visto e si vede anche adesso, si è ci fate caso, la parte in cui ho messo il primer, gli ombretti, a parte che il trucco l'ho fatto subito e si è sfumato subito, ma sono ancora belli vividi, di qua no, quindi secondo me ci vuole proprio il primer. Vi dirò, alla fine questo trucco mi piace, non è che mi dispiaccia, molto giappo, lo trovo molto giapponese, non so perché, forse per l'eyeliner, però mi piace. Quindi questo era l'arancione. Domani, giusto? Che è domenica, sì, c'è l'ultimo video che è rosso e poi abbiamo finito. Mio Dio, ho visto qualcosa. Ah, la luce. Mi sono messa paura, scusate. Sono molto fifona. Vi dicevo, domani c'è l'ultimo video della The Rainbow Week. Spero che vi sia piaciuta, fatemi sapere se volete anche altre settimane a tema e il tema lo deciderete voi la prossima volta se vi interessa. Questo è il look e noi ci vediamo alla prossima, cioè a domani. Ciao ciao! Iscrivetevi su Instagram, no, seguitemi su Instagram, iscrivetevi a questo canale, commentate, mettete mi piace, fate quello che vi pare, sto cercando il telecomando. E niente, spero vi sia piaciuto. Ciao!